Cine News 24 quest'oggi ospita un grande nome del cinema italiano, Paolo Calabresi. Ciao Paolo, come stai? Ciao, come stai? Bene, grazie. Paolo, tra un po' parleremo dei tuoi impegni, che sono tanti. Ora i nostri telespettatori possono seguire in TV con una serie dal titolo Zio Gianni, però tra poco parleremo anche di questo. Vogliamo ricordare, sì, a chi ci sta ascoltando qualcosa del tuo passato? Hai fatto tantissimo. È difficile parlare di se stessi, però va bene, sì, che io poi non sono bravissimo nel ricordarmi le cose che ho fatto, perché ne faccio talmente tante che mi confondo. Però nel cinema mi viene in mente le cose più vicine, sono Smetto quando voglio, il primo film di Sibilia, Diaz di Vicari, I viceré di Faenza, Boris il film, vabbè, insomma, mi fermo qui per ora, dai, può bastare. Ce ne sono tantissimi, Una famiglia perfetta, Il giorno La famiglia giorno. Perfetta, nessuno sì, è vero, hai ragione. Tantissimo, e anche, tra l'altro, tra i più recenti c'è anche Un Natale stupefacente, che è andato, sì, molto bene, fino ad arrivare quindi a questa serie televisiva che è Zio Gianni, che è il tuo personaggio. Me lo descrivi un po'? Ma Zio Gianni è un perdente, come tanti di noi ormai, in questa società difficile che ci siamo creati. È un perdente che però ha un grande superpotere che non a tutti appartiene ultimamente, che è quello di saper vivere con quello che ha. È un cinquantenne che ha perso il lavoro ed è stato mollato dalla moglie, il tutto nel giro di poche ore, e si ritrova senza più un soldo a dover condividere la propria vita con dei ragazzi di 30 anni meno di lui, che diventano praticamente i suoi carcerieri fondamentalmente. E quindi si riadatta, si reinventa, ogni mattina come una specie di vil coyote è convinto di poter prendere lo struzzo che gli renderà la sua vita più felice. Regolarmente non ci riesce, ma il giorno dopo è pronto a fare una nuova battaglia. Siamo alla seconda serie, una domanda d'obbligo, ma una terza serie è prevista? Se ne parla, adesso vediamo se riusciamo a trovare la possibilità di farlo in tempo, perché le cose da fare per fortuna sono tante, adesso vediamo se riusciamo a farlo, sarei molto felice, la Rai è contenta, gli ascolti sono buoni, perciò perché no? E Zio Gianni è un personaggio a cui sono molto affezionato, quindi volentierissimo lo farei. Quanto ha di te? Sì, qualcosa ce n'ha, nel senso che questa positività per fortuna mi appartiene, per ora mia moglie ancora mi ha lasciato, per cui in questo senso ci differenziamo, il lavoro invece c'è e quindi no, qualche differenza ancora la conservo. Abbiamo parlato anche della televisione, del cinema, ci arriviamo tra poco con i due progetti recentissimi, un accenno anche al teatro perché fa parte della tua vita. Sì, fa parte della mia vita, è dove sono nato e dove ogni anno cerco di tornare anche per prendere ossigeno, in pratica mi serve farlo, non potrei farne a meno. Adesso siamo appena andati in scena con Maria Amelia Monti in questo Nudi e Crudi di Bennett con la regia di Serena Senigallia, che porteremo al teatro Ambra Iovinelli a Roma fra qualche giorno. È una storia molto bella, tratta da un racconto di Alan Bennett che si chiama Nudi e Crudi. È la storia di due signori molto per bene che tornano da una serata all'opera e trovano la casa completamente svaligiata, vuota. Pensano ovviamente a un furto che poi invece si rivelerà essere qualcos'altro, ma questo svuotamento improvviso provoca un ribaltamento di tutta la loro relazione fondamentalmente. Da qualche giorno è in sala il nuovo film di Tornatore, La Corrispondenza, un film con un cast internazionale dove tra l'altro tu spicchi per essere probabilmente l'unico nome italiano oltre a quello di Tornatore ovviamente. Sì, questa cosa la sottolineano in molti, effettivamente sì, se ci faccio caso sono l'unico attore italiano del film, non vorrei che mi avessero scambiato per Nicolas Cage come mi è accaduto in passato, ma il fatto sta che io sono là e interpreto questo barcaiolo che è un traghettatore, una figura un po' folle, una specie di matto del villaggio, che però ha una personalità molto particolare,
personaggio molto metafisico, quasi un po' poetico, infatti trasporta lei dalla terraferma attraverso il lago verso la casa di lui che in realtà poi è scomparso. Quindi è un bellissimo ruolo, molto, molto piccolo ruolo, ma molto poetico, ci sono molto affezionato. Come sono gli attori americani sul set? Sono americani, gli americani sono forti, come diceva qualche mio predecessore. devo dire che c'è una abitudine alla professionalità che ancora in Italia un po' di strada in questo senso dobbiamo farla, ecco, insomma. Sarò stato fortunato io, ma nel caso di Jeremy Irons e di Olga Kurylenko non ho mai sentito lamentarsi eppure siamo stati ore e ore sul set, all'umidità, al freddo. Devo dire che è un altro lavorare, ecco, ma anche l'apparato di un film internazionale è diverso da quelli che siamo abituati a fare in tutta fretta, spesso per problemi produttivi in Italia. Tra qualche giorno, il 21 gennaio, ci sarà un altro film in sala, un titolo atteso, un nuovo film di un comico e bravo sia come attore che come regista, Vincenzo Salemme. Raccontami un po' di questo personaggio che hai interpretato. Sì, guarda, è un bellissimo ruolo anche questo, ho la fortuna di aver incrociato delle cose molto lontane tra di loro, diverse, e qui ovviamente questa è una commedia sentimentale che è molto divertente, che però ha anche uno strato di poesia, anche questa, di una strana malinconia c'è cioè nel film, che è unita a tutte le risate che ti fai vedendolo, io ho avuto la fortuna di vederlo da pochissimo. Lo rende un film importante, sono contento di averlo fatto. Salemme è una figura molto interessante del nostro panorama cinematografico, non del tutto ancora scoperta, secondo me, perché lui ha una cultura enorme, preparatissimo, sa dirigere molto bene gli attori. Io sono stato molto contento di lavorare con lui. Facciamo questi due cinquantenni abbandonati dalle proprie fidanzate che decidono di vendicarsi cercando di fare innamorare l'una quello dell'altro e per poi lasciarle, un gioco quasi adolescenziale che si trovano a fare, un po' ridicolo se vuoi, come spesso diventiamo ridicoli tutti noi quando abbiamo a che fare con le cose sentimentali, e più passano gli anni e più ci caschiamo in questa adolescenza perpetua spesso. E questo è un po' il tema del film, di questa strana amicizia che si crea sulla base delle macerie del loro rapporto. C'è anche un grandissimo Carlo Bucci Rosso nel film e anche Serena Autieri e Tosca d'Aquino, che sono le due donne. Se mi lasci non vale la corrispondenza, sono due ottimi film ma diversi tra di loro. Quali possono essere i punti di forza? Ma sono ovviamente non sono gli stessi per l'uno e per l'altro. Per quanto mi riguarda, i due personaggi, io ci vedo in tutte e due una grande fragilità, una grande tenerezza. A me piace fare dei personaggi che anche quando sono burberi o duri, come può essere, non so, mi viene in mente Biascica di Boris, portano dentro anche molta fragilità, che secondo me poi dà verità al personaggio e fa in modo che il pubblico riesca ad affezionarci. La poetica del film di Tornatore è tutt'altra che quella del film di Vincenzo, ovviamente, hanno proprio due obiettivi completamente diversi, però parlano di relazioni sentimentali e quindi anche se su dimensioni completamente diverse. Paolo, nella tua lunga carriera hai interpretato tanti personaggi, ma ce n'è uno che al momento non ti è stato ancora proposto, ma che vorresti ricoprire come ruolo? Ma sai, questa cosa me la domandano spesso, io ne ho fatti veramente tanti e quando non me li offrivano me li sono cercati da soli, per quando mi sono finto persone che realmente esistenti, come forse tu puoi ricordare, in situazioni reali, diciamo. Ho fatto addirittura un programma che si chiamava Italian Job
dove interpretavo dei personaggi inventati, però in situazioni reali, nella realtà. E quindi, sai, l'immaginario di un attore va sempre stimolato. Non c'è un ruolo definito che io aspetto di fare. Mi aspetto sempre di essere sorpreso da sceneggiature che mi propongono delle cose diverse da quelle che ho fatto prima. Mi piacerebbe interpretare sicuramente un ruolo che possa sfruttare questa possibilità di trasformismo alla quale io nel tempo in qualche modo mi sono affezionato, questo sì. Ora dobbiamo scoprire qualcosa relativo al tuo futuro. C'è qualche progetto imminente che ci puoi anticipare? Sì, guarda, siamo quasi certi di poter iniziare questa nuova avventura di Smetto Quando Voglio, la saga la definirei, perché stiamo per girare due film insieme, il 2 e il 3. Smetto Quando Voglio diventerà una trilogia, quindi tra diciamo, il gruppo, la banda di questi ricercatori disperati continuerà il suo percorso, non si sa verso dove, ma sono molto contento perché in primavera iniziamo a girare questa nuova avventura e sarà bello, questo sì, ve lo posso dire con quasi certezza. Paolo, vuol dire che avremo modo di risentirci tra un po' per parlare di questi progetti e di altri che sicuramente ci saranno. Al momento comunque invitiamo i nostri telespettatori, se vorranno, a recarsi in sala o a visionare il nuovo film di Tornatore di Salemme. Lascio a te le ultime parole di invito per chi ci sta seguendo. Beh sì, a questo punto guardateveli insieme, andate a fare una serata completa, la chiamate serata Paolo Calabresi, andate con le vostre fidanzate, vi vedete prima il film di Tornatore e poi quello di Salemme, alle 8 andate a vedere quello di Tornatore, alle 10 e mezza quello di Salemme, e poi vedete, se state ancora insieme il giorno dopo vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Paolo, ti ringrazio a nome soprattutto dei nostri telespettatori, ti auguro un grosso in bocca al lupo e spero di risentirti presto. Grazie a voi, grazie mille, un abbraccio.